e seminano terrore tra la popolazione. E ne consegue dunque la necessità per il nostro governo di incoraggiare il più possibile i rapporti di amicizia con le comunità più pacifiche e lungimiranti che in un territorio così instabile e ricco di contraddizioni possono rivelarsi gli alleati determinanti nella lotta al terrorismo per il consolidarsi di azioni atte a garantire anche la sicurezza dell'Europa. Chiudo. L'accordo è in linea con la normativa nazionale, l'ordinamento comunitario, lo vogliamo ribadire, e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Si tratta di misure trasversalmente condivisibili e per questi motivi, nell'auspicio di una rapida approvazione del testo in votazione, dichiariamo il voto favorevole a nome del gruppo di Scelta Civica. Grazie Presidente. La ringrazio, grazie, onorevole Tancredi. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente per annunciare il voto favorevole di Area Popolare per una serie di motivi che sono stati già richiamati. In sostanza tutte le criticità messe in evidenza da alcuni gruppi di opposizione che sono stati anche l'oggetto e hanno dato esito a una richiesta di sospensiva, per noi invece rafforzano la opportunità di questo accordo, al più presto di ratificare questo accordo con la Somalia, che per tutti gli osservatori internazionali rimane, è stato e resta un paese a forte rischio e dilaniato da vari problemi, dalla presenza di reti terroristiche molto importanti, la pirateria, ma proprio questi sono gli argomenti di questo accordo e crediamo noi che questo sia il momento quanto mai opportuno invece per portare questo accordo avanti, che è stato, lo ricordo, siglato nel settembre del 2013. Come detto, quindi il gruppo di Area Popolare voterà favorevolmente. La ringrazio, ho chiesto di intervenire l'onorevole Duranti, prego. Colleghi, se abbassiamo il tono della voce. Grazie signor Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, dichiaro il voto contrario del gruppo di Sinistra Italiana alla ratifica ed esecuzione dell'accordo oggi all'esame dell'Aula. Abbiamo votato a favore della questione sospensiva e il collega Marcon ha esplicitato con chiarezza e forza le motivazioni alla base della nostra posizione. Tant'è, siamo adesso alla fase di votazione della ratifica. Nei pochi minuti che ho a disposizione proverò ad esplicitare ulteriormente le ragioni della nostra forte contrarietà a tale provvedimento. In premessa però vorrei dire che è sbagliato dedicare alle ratifiche di accordi intergovernativi, in particolare quando essi riguardano la cooperazione in materia di difesa, pochi minuti di discussione, per lo più in un clima di generale disattenzione. Tali ratifiche rappresentano oggettivamente parte della nostra politica estera e di difesa,